un nuovo film horror targato Scott Derrickson. Ho trovato molto interessante questo film horror perché si rifà molto a un classico come Non aprite quella porta, soprattutto anche come livello della struttura, della trama è molto intrigante perché si parte da una ormai situazione ordinaria di una scuola per poi arrivare salendo di una tensione sorprendente per un film horror di questa portata, perché il genere ormai è pieno zeppo di film che sono trash. Does it work? Not since I was a kid. I'll scream. I'll scratch your face. This face? Oppure pieni di jumpscare, come ho già ripetuto in altre mie recensioni riguardanti sull'horror. Ma questo Black Phone riesce nell'impresa, riesce a regalare quel pathos che ormai pochi film horror sanno fare, e anche soprattutto come riesce a trattare bene il citazionismo. Oltre che Non aprite quella porta, c'è anche una piccola citazione a It. Ci sono dei palloncini neri che rappresentano la morte. Molto interessante anche il cattivo del film, usa questa maschera per nascondere il volto e richiama un po' anche la figura dell'emarginato, quindi un uomo che lotta per dei valori in cui la società non accoglie. Molti dei ragazzini, tra cui il protagonista che viene rapito da questo Black Phone, è davvero bravo nella parte e io mi sentivo veramente coinvolto nell'angoscia che provava questo ragazzino a essere chiuso in una cantina e tenuto alle strette da un serial killer. La sofferenza che ha passato il ragazzo in quella cantina accanto allo psicopatico mi ha ricordato molto anche l'agonia che ha vissuto una delle ragazze in Martyrs, quindi più che altro qui c'è l'aspetto psicologico e anche della tortura, quindi la tortura mentale che il cattivo di questo film gli fa al ragazzo, quasi come se volesse dargli una lezione di come si vive al mondo, oltre che aspettare a vedere quali saranno le mosse del ragazzo, come uscirà dalla casa. E ci sono anche dei temi che richiamano la religione, il satanismo, quella cantina che mi richiama molto anche Saw, l'enigmista. Una sola parola e ti sventro come un maiale proprio qui in mezzo alla strada.